Allora, Riccardo Stanziale, nelle battute finali va a materializzarsi quanto di buono avevate fatto, eravate riusciti ad allestire una bella vittoria su un campo difficile come questo di Ciampino. Sì, abbiamo fatto una buona partita, ci aspettavamo ovviamente un campo ostico e difficile come quello che si è dimostrato. Ovviamente abbiamo sbagliato un po' di gol sotto porta. Il risultato secondo me è bugiardo, perché meritavamo di vincere, abbiamo giocato nettamente meglio. Loro hanno fatto 3 gol su palle da fermo, da calcio d'angolo, e niente da dire, siamo molto amareggiati per questo, però non molleremo niente fino alla fine, anche perché il nostro obiettivo è puntare al campionato, e quindi la strada è ancora lunga e speriamo che proceda meglio. Ecco, Stanziale, parliamo di occasioni perse, poi si sa, in questo sport quando si sbaglia troppo si finisce anche per essere puniti. Sì, giustamente la dura legge, col mangiato, col subito, questo sì, abbiamo preso 2 pali, 2 traverse, il portiere loro ha fatto delle splendide parate, niente da dire, siamo amareggiati, 3 palle da fermo, 3 gol, tutto qui, non c'ho da aggiungere altro. Ecco, lasciamo naturalmente Stanziale alla doccia. Presidente, all'andata Stanziale non c'era, ma lei era presente, tra l'altro presente come sempre in panchina. 2 partite completamente differenti, forse in questa c'era qualcosa di più da raccogliere. Beh, sicuramente era una partita difficile. La prima giornata chiaramente io non con loro ho detto questa è una grande squadra, oggi lo è stato, anche se abbiamo creato molto più noi che loro, ma come al solito finalizziamo di meno. E loro sono stati cinici, quelle palle gol che hanno avuto l'hanno messe dentro, noi ne abbiamo create tante e ne abbiamo messe altrettanto uguale a loro, quindi diciamo è il nostro purtroppo problema che ci portiamo da sempre, finalizziamo poco quello che creiamo, però non posso dire niente ragazzi che hanno fatto una grande partita di qualità, insomma penso che è giusto anche il risultato, perché poi alla fine hanno avuto anche una palla gol finale che poteva anzi mettersi pure male, quindi pertanto va bene così, giusto il risultato, complimenti al Ciampino, siamo 2 grandi squadre, c'è una grande amicizia, ho visto che comunque a fine gara ci siamo salutati tutti quanti tranquillamente come si deve fare in questo sport, no? In tutti gli sport, quindi va bene così, sono contento.